Per un'Europa accogliente e solidale, con questo titolo i pensionati delle tre sigle sindacali, SPID, CGIL, FNP, CISL e WILP, UIL, hanno riunito i rappresentanti di istituzioni, università e cittadini per un incontro tenutosi a Bologna, Palazzo D'Accursio, che ha voluto fare il punto sul futuro dell'Europa e identità europea, anche in vista delle prossime elezioni. Argomento di oggi, il titolo anche dell'incontro, per un'Europa solidale e accogliente. Che cosa ci manca per diventare proprio questa Europa solidale e accogliente? Ma io credo che ci voglia un po' più di volontà per metterci tutti insieme. La dico molto breve. Cosa significa questo? Significa riuscire a superare un po' gli individualismi che in questi ultimi tempi stanno affiorando un po' in tutte le nazioni. Noi come pensionati vogliamo lanciare un attimo questo segnale. Oggi qui abbiamo il nostro segretario generale della FERPA, che è la Federazione dei Lavoratori Pensionati Europei. Vogliamo lanciare questo segnale di massima unità e di superamento appunto delle differenze. È chiaro che noi come pensionati tendiamo ad avere un maggiore welfare, un welfare che sia equiparato, che superi le ingiustizie che tuttora ci sono presenti in alcune nazioni. Sono cosucce non da poco e occorrono le grandi volontà di chi ci dirige. E quindi è un segnale che noi come sindacato dei pensionati vogliamo mettere in campo, vogliamo lanciare, nello stesso tempo però è un segno di dire noi siamo determinati a raggiungere questo per un obiettivo, per i giovani. A lei verrà lasciato il compito di concludere questa giornata e quindi anche di fare un po' le previsioni di quelle che saranno nel futuro, anche le richieste che il vostro sindacato vogliono fare per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Sì, noi al termine di questa manifestazione faremo delle proposte al quali chiederemo alle forze politiche di confrontarci, di dirci quali sono quelle forze che condividono. Noi ci teniamo all'autonomia, ma oggi è un momento in cui è necessario schierarsi, è necessario superare l'indifferenza e scendere in campo per difendere i valori che hanno costruito l'Europa e che ci hanno garantito 70 anni di pace. Ci sono dei punti in Europa che non ci piacciono, come l'insensibilità sull'immigrazione, un discorso che mette in difficoltà i paesi con i debiti, come siamo noi. Però questo non è sufficiente per dire basta Europa, noi invece vogliamo dire più Europa e vogliamo dire che l'Europa deve essere costruita sui diritti, sul riconoscimento del ruolo dei sindacati e anche dei cittadini. Che cosa vuol dire per voi l'accoglienza? L'accoglienza vuol dire che 500 milioni di abitanti possono accogliere persone che scappano dalla guerra. Basta modificare le modalità con cui l'accoglienza viene fatta in questi periodi, che è funzionale al lavoro nero e funzionale, diciamo, alla mafia e all'andrangheta, e quindi bisogna ritornare ad un'accoglienza, perché l'Europa è sempre stata accogliente nei confronti dei popoli. Un incontro dedicato a un'Europa accogliente, perché è importante parlare di questi argomenti oggi? È importante soprattutto per la china che ha preso la discussione politica nel nostro paese e non solo, in cui stanno prevalendo spinte cosiddette sovraniste, nazionaliste, e ritorno a una logica dei confini che non ci piace. Secondo noi l'Europa aperta, appunto accogliente, solidale, è stato un valore essenziale. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è stato un valore di pace, un valore appunto di socialità che va conservato. L'Europa ha molto da fare ancora, però pensiamo che da lì bisogna ripartire, da quello che fu lo spirito dei fondatori dell'idea europea. Qual è il messaggio che si vuole passare anche con l'incontro di oggi? Ma il messaggio è quello di ragionare, di riflettere, che da un'Europa che si frantuma non abbiamo nulla da guadagnarci, abbiamo solo da rimetterci su tutti i piani. E quindi il tentativo che facciamo oggi, faremo anche altre iniziative, anche in vista delle prossime elezioni europee, quella di creare, di favorire una riflessione e di creare una consapevolezza rispetto al valore dell'Europa unita. Questo è il senso che ci promettiamo di raggiungere, in questo senso anche il valore delle bandiere che oggi regaleremo a tutti quelli che partecipano all'iniziativa.
Secondo lei si sta perdendo un po' di questo spirito europeo? Si sta perdendo un po' la spinta della crisi economica che ha colpito duro in questi ultimi anni, ma un po' anche appunto politiche che io definisco irresponsabili, che stanno identificando l'Europa o altri paesi europei come i nostri nemici. Invece questa tra l'altro è la sede naturale in cui sta l'Italia, insomma l'Italia sarà uno dei paesi fondatori dell'idea di Unione Europea e pensiamo che questa idea invece non debba perdersi, ma debba anzi rinsaldarsi. Poi che l'Europa abbia bisogno, la politica europea abbia bisogno di aprirsi di più al disagio sociale, più attenzione alle situazioni più deboli, questo è indubbio, però non si può accantonare l'idea di Europa. Si è spesso parlato di un'Europa delle regioni piuttosto che un'Europa degli stati, ma che cosa significa per la regione Emilia-Romagna far parte dell'Unione Europea e cosa si aspetta anche del futuro in questa direzione? L'Emilia-Romagna fa parte dell'Unione Europea con molta convinzione e determinazione. Pensate che siamo la prima regione per capacità di spesa dei fondi europei, penso al Fondo Sociale, al Fondo per lo Sviluppo in Agricoltura, e con i quali svolgiamo e mettiamo in piedi tantissimi servizi e attività a favore dei nostri cittadini. Crediamo fermamente che questa Europa vada sicuramente cambiata per alcuni aspetti e quindi rafforzata nella sua dimensione sociale. Si è parlato troppo di unificazione monetaria ed economica e meno dei diritti sociali dei cittadini, va rafforzata anche dal punto di vista della legittimità democratica, quindi penso all'elezione diretta del Presidente della Commissione, cioè far capire ai cittadini che quella dimensione conta nelle loro vite. Però non va smantellata, perché l'idea di diventare piccolini, di rinchiuderci in una dimensione nazionale, mentre tutto il mondo all'interno di un mondo che compete, che è aperto, sarebbe davvero un non senso. Quindi crediamo fortemente in questa dimensione europea, ci aspettano delle elezioni molto importanti e come Regione Emilia-Romagna continueremo a collaborare con altre regioni d'Europa per portare avanti progetti di inclusione e soprattutto una dimensione culturale degli Stati Uniti d'Europa. Crediamo che queste saranno le prime vere elezioni europee, cioè dove ci sarà davvero uno spartiacque tra chi vuole tornare indietro e chi invece crede in un progetto largo e culturale in cui stanno dentro diversi popoli e si arricchiscono a vicenda. L'Europa che riflette gli anziani è il titolo del suo intervento di oggi, ma parliamo di questa risorsa che sono proprio i pensionati, quelli che hanno già vissuto e quindi hanno una forte esperienza di vita e che vogliono insegnare qualcosa anche ai giovani. È vero, io mi ritengo, oltre che essere segretario generale della FERPA, di una federazione che rappresenta 10 milioni di anziani e 39 organizzazioni e 25 paesi dell'Europa, mi ritengo di essere un anziano e pertanto questo dimostra che gli anziani non finisce in base all'età la propria voglia di fare, è l'esempio lampante. Ed ecco perché da qualche mese sono stato eletto e ho grandi obiettivi, cioè uno è quello innanzitutto di nelle prossime elezioni politiche e europee che si tende a disgregare questa Europa che questi anziani hanno contribuito a far nascere e a formare, invece di cercare di cambiare in meglio l'Europa si sta tentando invece di disgregarla, di dividerla. E allora ecco che noi abbiamo fatto in previsione di queste elezioni come FERPA una cartolina, se voi la vedete, che verrà inviata a tutti i candidati alle elezioni europee, dove noi chiediamo tre diritti a nome degli anziani: il diritto alla pensione, una pensione garantita, ma non solo per in senso generale le pensioni, ma anche le pensioni per le donne e per gli uomini, proprio per sanare un problema annoso che c'è in Italia ma c'è in tutta Europa, che le pensioni delle donne sono inferiori a quelle degli uomini in base alla loro carriera lavorativa, un diritto alla salute di lunga durata, anche non solo di una salute di qualità ma anche di lunga durata, perché è un'Europa che sta invecchiando e dobbiamo salvaguardare dei diritti fondamentali. Il terzo diritto è l'invecchiamento attivo ed era l'esempio che dicevo all'inizio, l'anziano vuole essere ancora un cittadino di serie A in questa Europa, non di serie B. In rappresentanza dell'università che a Bologna è radicata ormai da secoli, vogliamo sapere anche quali sono le prospettive per i giovani in Europa e che cosa significa anche per voi essere europei.
Allora, è chiaro che per la nostra generazione, per la mia generazione, l'Europa rappresenti, almeno per una parte della nostra generazione, prima di tutto un'opportunità di formazione, un'opportunità di lavoro. Tra l'altro l'Università di Bologna è il primo Ateneo in Europa per il numero di studenti che partono per l'Erasmus. È chiaro anche che si debba fare molto di più, perché spesso per la mia generazione Europa significa anche un posto verso cui scappare per trovare lavoro. E quindi crediamo che ci si debba battere prima di tutto per un'Europa di pace, ma per un'Europa anche di giustizia sociale, dove le opportunità per i giovani della nostra generazione siano le stesse in tutti i Paesi membri, quindi un'Europa contro le diseguaglianze, per un'uguaglianza e di diritti e di tutele. Ecco.